Ciao a tutti e buon 2023. Iniziamo quest'anno con un video dedicato a uno degli stucchi naturali che più preferisco, in particolar modo lo stucco a base di gesso, e nel dettaglio utilizzeremo del gesso di Bologna, un materiale con una finitura tale da renderlo tra i più utilizzati nel restauro del legno di mobili antichi e nella laminazione ad oro. Il video, che ha la pretesa di essere una presentazione a questa tecnica, vi mostrerà come andarlo a lavorare, il materiale che ci servirà nel dettaglio, e come sia semplice dare delle colorazioni utilizzando delle terre colorate, in modo da agevolare quella che sarà poi la verniciatura finale. Vedremo degli accorgimenti, cercherò di presentarvi quelli che sono degli aspetti positivi e negativi del prodotto. Ma passiamo adesso a vedere quello che è il materiale che ci serve. Quello che vedete è una busta da circa un chilo, è il gesso di Bologna, il protagonista di questo video. Qui vi ho attaccato una scheda con le caratteristiche chimiche del prodotto, magari con un fermo immagine potete andare ad approfondirla se vi interessa. In sintesi vi dico che è un solfato di calcio finissimo, tra i più fini che esistono in commercio. Motivo per quale è da sempre uno dei prodotti più utilizzati non solo nel restauro, ma anche per andare a realizzare i fondi per l'applicazione delle foglie d'oro. Non è semplice trovarlo in ferramenta, almeno nelle ferramente più comuni, dovete cercare una ferramenta specializzata o comunque un colorificio. Io l'ho acquistato su internet, quindi comunque è un prodotto che si trova e non ha neanche un costo elevato. Quella che vedete è una carrellata dei prodotti che ci servono. A parte il gesso di Bologna, andremo ad utilizzare delle terre colorate. Vi consiglio di procurarvi del giallo, del rosso, del bruno chiaro e del bruno scuro. Qui potete vedere come si presenta la tonalità del rosso, e questo è un esempio di bruno. Vi consiglio di utilizzare delle terre naturali e non delle aneline o comunque dei prodotti sintetici, per un semplice motivo: sono meno soggetti a quella che è la luce, quindi vi mantengono la colorazione nel tempo. La lavorazione principale avviene con acqua. Visto che andiamo ad utilizzare alcune terre naturali, potremo aggiungere piccole quantità di colla. Nel caso di restauro di mobili moderni, anche della colla vinilica. Magari nel caso in cui andiamo a lavorare su dei legni un po' più antichi o un po' più pregiati, potremo utilizzare delle colle a caldo. Per colle a caldo si intende quelle colle che si attivano, quindi col calore. ISO, la colla di coniglio, per intenderci. Le quantità sono minime, e vi consiglio soprattutto con la colla di utilizzarne quanto meno possibile, per un semplice motivo: la scelta di questo gesso è legata al fatto che dopo l'applicazione si lavora facilmente, cioè richiede un'abrasione minima, per cui il materiale in eccesso si esporta senza difficoltà, e questo ovviamente per la finitura finale è un grosso vantaggio. Se andiamo ad utilizzare delle colle forti, aggressive, andiamo a perdere questa caratteristica. Colla indurendo rende più difficile il carteggio. Iniziamo con la lavorazione del gesso puro, quindi senza utilizzo di terra. Vi consiglio di utilizzare una base che non assorbe acqua, in questo caso ho utilizzato una lastra in plexiglass, per evitare di avere delle variazioni nella preparazione e quindi magari sul dosaggio anche dell'acqua. La quantità di acqua che vi servirà è veramente minima. Ora, nel caso in cui non avete mai utilizzato del gesso di Bologna, ma in generale un'operazione del gesso, vi consiglio di fare qualche prova su delle piccole quantità, familiarizzare un po' sul prodotto e rendervi conto di quanta acqua vi serve. Come vedrete, la quantità di acqua influenzerà sia la lavorazione, quindi lo renderà più o meno lavorabile, quindi ne potete aggiungere di più se vedete che è granulare, dovete aggiungere altro gesso se vedete che invece ne avete messo troppo di acqua, e un modo per mantenerlo morbido ovviamente è aggiungere acqua. I tempi di asciugatura possono variare anche in funzione a quelle che sono le temperature. Nel caso in cui lo andate a lavorare in ambienti particolarmente umidi, i tempi di asciugatura tenderanno ad aumentare. Vedete, aggiungendo altro gesso ovviamente diventa più granulare, più pastoso. Qui ho un piccolo pezzo rovinato da
il trapano, l'ho usato come base di appoggio per una lavorazione, vedete che l'applicazione è semplice. Diciamo che come stucco c'è poco da dire, come utilizzo del classico stucco c'è poco da dire. Ha però una caratteristica, che in fase di asciugatura tende a ritirarsi un po'. Quindi nel caso in cui lo andiamo ad applicare su superfici estremamente ampie, estremamente profonde, dobbiamo tenerne conto perché tenderà a ridursi. Ad esempio in questo punto qua l'ho applicato ieri, non so se si riesce ad apprezzare, tende a rientrare all'interno della superficie in cui l'ho applicato. Questo perché l'ho applicato su un foro come questo, abbastanza ampio. Motivo per il quale dovrò applicare in un secondo momento un'altra quantità per andare a compensare appunto questa condizione. Una volta che si sarà asciugato, ovviamente potremo carteggiare in modo abbastanza semplice quello che è il materiale in eccesso, essendo il materiale estremamente fine. La lavorazione ovviamente tenderà a complicarsi lì dove andiamo a utilizzare delle terre colorate. Il consiglio, partiamo sempre ovviamente dalla base del bianco, dalla quantità che vi serve, e andiamo ad aggiungere il colore per ottenere la tonalità che ovviamente vogliamo. Vi consiglio di preparare una quantità da sufficiente a tutta la lavorazione che dovete fare, per un semplice motivo, perché a meno che non vi mettiate con un bilancino e andate a pesare in modo scientifico, ripetitivo, i singoli grammi di polvere che andate ad utilizzare, e anche lì secondo me in funzione anche dell'umidità troverete delle grosse difficoltà, non è semplice andare a ripetere il mix di polveri che avete ottenuto. Quindi il consiglio è di preparare la quantità che vi serve, magari un po' in più, e di cercare di ottenere il colore prossimo a quello che dovete ottenere. Ci andremo ad aggiungere anche un po' di colore scuro, insomma andremo ad ottenere la tonalità che ci serve utilizzando le terre colorate. In questo caso un po' esagerato, c'è da dire che le terre colorate tingono non poco, magari utilizzate dei guanti. Qui adesso mi aspetto una colorazione molto scura per provare il colore e quindi per capire se la tonalità che ho ottenuto è quella che mi serve. Ne prendo una piccola quantità, vado a prepararla con l'acqua. Se vedo che le terre non tendono ad amalgamarsi, gli aggiungerò un po' di colla, come ci siamo detti prima. Ecco, come vedete ho ottenuto una tonalità veramente scura. E questo dipende anche dalle caratteristiche del prodotto di colorazione, quindi dalle terre che andiamo ad utilizzare. Io qua ho fatto un mix senza andare a valutare quello che è l'effetto finale, magari ho dovuto fare delle piccole prove. Ho un po' esagerato con i bruni, quindi ho ottenuto una colorazione veramente scura, ma per vedere il prodotto finale lo andrò ad applicare sul legno di prova. Aspetterò che questo si asciughi, magari nel mentre stacco e provo a prepararne qualche altro mix di colorazioni diverse per valutare appunto la differenza. Quest'altra quantità che ho preparato è nettamente più sull'arancio. Io prima ho fatto un mix senza valutare quello che è il colore. Quindi la possibilità anche di andare a mixare le terre ottenendo delle colorazioni molto differenti tra di loro. Magari potete andarvi a preparare una tavolozza come questa e andare a stuccare il materiale nelle essenze che vi servono, andando a prendervi i colori o mixarla a loro volta per ottenere l'essenza quanto più vicina possibile. Il colore tenderà a cambiare dopo asciugatura e tenderà di nuovo a cambiare quando lo andremo a verniciare. Qui potete notare che i due stucchi preparati in precedenza tendono ad asciugarsi, il colore tende ad essere meno lucido, quasi a opacizzarsi. Tende anche in base alla concentrazione della quantità di stucco che andate ad applicare
e dal fondo di sotto come il legno si presenta ad avere tonalità diverse. Quindi fare le prove diventa fondamentale. Non essendo un prodotto industriale, ovviamente il grado di colorazione che andrete ad ottenere lo dovete ottenere per step, per gradi. Magari vi segnerete in un secondo momento le quantità che avete utilizzato, se volete andarle a pesare, per cercare di riprodurre lo stesso. Quando si sarà asciugato per vedere sulla tavoletta di prova l'effetto finale, potete andare a bagnarlo con dell'acqua o dell'alcol per vedere il colore che otterrete successivamente in fase di verniciatura o di lucidatura. E quindi è da avere un'idea se il mix che avete preparato è quello che vi serve oppure no, o ha bisogno di qualche aggiusto di tonalità. Diciamo che finché rimanete su delle colorazioni base, potete, variando minimamente le quantità di polveri di terre colorate, andare a variare quello che è il colore finale ottenuto. Con questo il video si conclude, grazie dell'attenzione e a presto.